Ragazzi, ci dovremmo essere. Freddy, ci siamo? Fammi che te un cenno, per favore, ci siamo? Ci Ok. siamo, magari non sarà una live troppo lunga Giusto. e se non dovessimo finire concluderemo, ma scoprirete tutto in questa live. Intanto abbiamo una 464 in livrea Intercity. Non Sonda. parleremo della storia delle 464, ma chiacchiereremo su quello che è accaduto oggi al Bivio San Vitale. Purtroppo io ci sono stato un quarto d'ora, circa mezz'oretta, e non, diciamo, posso raccontare proprio tutto. Quindi se non ti dispiace, Flix, inizierei io. Prego, lasciate, ragazzi, adesso vi facciamo una bella cosa. Lasciate un bel like, iscrivetevi e attivate quella cavolo di campanella che potete anche mettere. Cioè, mettetele per me tutte, proprio nella sezione tutte, riceverà tutte le notifiche. Non, cioè, non. Se commentate tantissimo verrete salutati, però non tantissimo. Cioè, se non te lo commentare, tanto sono sempre tutti smiseri i miei commenti, quindi potete anche non scrivere, fare i commenti. E vi lasciamo una bella sfida. Vi portiamo 15 la e 15, 20 like. E vi portiamo Gil Banano Cocco Pesca, nickname della vita, però ve lo portiamo. Promesso, Flendi? Promesso. Stretta di mano. Bene, già sono stretta, adesso si inizia. Ok, Sarà una live. da quando arrivo io sono passati tre tigri in un quarto d'ora, roba straordinaria. Oh, cioè, Due posso in dire, scusami un livrea attimo. normale Posso e dirlo? uno in livrea Mir. Posso dire? Sì, di cui uno in livrea Mirte Tigre, di cui c'è cioè, i macchinisti, una festa, stata, cioè, tutti, cioè, ma non alzavamo le braccia per scuotere la mano per farla salutare, tutti. Cioè, ce le hanno tirate tutte delle forti, ma forti, ma se dico, quando dico forti, è forti, eh? Ce le tirano fortissime, di cui tutti. Di tutti e tre, di tutti i tigri che sono passati anche più avanti, tutti hanno aperto i finestrini, hanno messo fuori il braccio e mi hanno salutato. Tutti avevano l'Apple Watch. Un po' ricchi, vedo. L'Apple Watch che costa quanto, non so neanche quanto, costa come 22 piatter Dipende che d'oro. serie era. Eh? Dipende anche che serie sera. Giusto. Comunque, Cioè, tralasciando però diciamo questo, che non è che lo trovi a 6 l'ultimo che ho euro, eh. visto io è stato un incrocio tra un Intercity e un Pop. No, scusate, l'ultimo che ho visto è stato un Intercity e poi c'è stato l'incrocio con l'ultimo tigre che avevo visto e un Pop. E l'ultimo è stato l'Intercity. Poi Flix, continui tu perché a quel punto io non c'ero più. E se pur c'è Flendi ce l'ha dovuto anche per prepararci una sorpresa. Sì, allora io sono proprio arrivato dicendo così, ah! Cioè, io ho detto, cioè io comunque ho fatto un, cioè io comunque ho detto no, cioè io ho detto vabbè, mi sono preso una bottiglia d'acqua dietro perché ho detto no, perché se io non mi porto dietro una bottiglia d'acqua dal caldo che faceva, io ho detto no, ragazzi, io ci rimango secco, faceva un caldo che voi non capivate, c'erano 32.000 gradi, ho controllato il Sì, termo. confermo, anche perché se non l'aveste capito, Ce n'erano la 20. zona riprese è su una collina, quindi già alle 3-4 del pomeriggio salire lì. The Bad Fats, c'era tutto, c'è di tutto. Grondavamo tutte e due. Poi, guarda, sono arrivato io prima di Ascovesto. Mi è passato un Intercity con le 414 all'incrocio tra un rock. Era un Intercity con le 414. Non aveva le nuove livree. Era un 421 l'altro rock. Così ta-ta-ta-ta, si sono incrociati. Poi dopo, non so, appena chiamava Flendi, ti stavo per chiamare, ho detto, Flendi, ci sei? Io sono già qua.
Però stavo per dirti, Flendici, ho detto ho buttato giù la chiamata, videocamera, accendiamo la videocamera, è salutato. E quello forse è stato quello che mi ha suonato di più. Poi il primo tigre che è passato ci sei anche stato te. Ah, perché c'eri anche te. Sì, ero appena arrivato. Eh sì. Poi quando te ne sei andato è passato un Frecciabianca con le 4-1 qua. Sì, le 4-1-4 sono un po' stanco. Ne è passato un Intercity, no, un Frecciabianca con 2.402B Livrea XMPR, aveva 30 minuti di ritardo. Oh. Poi, tralasciando così 30 minuti di ritardo, c'era anche, dopo è passato qualche, sempre l'ordine del giorno 3.50, Pop Rock, poi è passato di tutto, raga, ho fatto il delirio. C'era, è passato un altro tigre intanto. Una rail pull, una 494 rail pull, poi è passato una e poi è passato una E484 che era noleggiata, era di GTS Rail, però aveva un'altra caratteristica, che era noleggiata dalle ferrovie francesi SNCF. Che il francese non lo so, quindi non so bene come si dice Société Nationale Française, una roba del genere. Non so il francese, perdonatemi, ma non so il francese. So l'inglese e lo spagnolo al momento. Sì, ragazzi, so lo spagnolo e l'inglese. Allora, sì, passato di tutto. Poi alla fine è passata una E488. Quella è una 484. Poi è passata una 483. 318 Medway. Poi sono andata una Medway. Poi sono passati 2.405. Comunque, te, Flendima, hai detto che quando si sentiva lo scambio azionare, quindi tac, quando passava un merci, vero? Sì, allora, perché non hai sentito lo scambio attivarsi? Ma neanche per sbaglio, visto Veniva che. da Ancona? Quelli, scusi, no, quelli no. Sentivo solo, aspettavo. Lì ormai mi stavo per quasi. Sentivo proprio. Sì, ma veniva da Bologna? No, no, quelli che non ho sentito venivano da Ancona. Perché penso che quello scambio si attivi per lo scambio che è dopo e conduce dal binario 1 al binario 2. Penso allora, No, se allora, così. sì, no, io quei merci che sono passati, allora, quello che ho visto io conduceva dal binario 2 al binario 1, come hai detto te, o sbaglio? Sì, se non si è attivato lo scambio, allora Sì, cioè, io non non l'ho so, mi sentito, preoccupa un pochino. cioè, non lo so, cioè, se io mi stavo lì addormentando perché ora che è mezzo stanco, sentivo proprio come dire una moto, ma sentivo. Cioè, detto sarà una moto. Poi si sentiva sempre questo rumore. Ho detto è impossibile. Una moto non può durare 40 minuti. Cioè, intanto è durato. Il rumore durava 5 minuti. Da quando facevamo forza. Ho detto aspetta, questo è una cosa strana. È un merci. Poi boom! Arriva lo spettacolo dei merci. Sono passati. Cioè, come ho detto, qualche locomotiva. Come tipo. Purtroppo non sono passate a Chiem, cioè a Chiem sono passate, ma non il vera Vercitalia Rail. Ma secondo me, diciamo che andiamo quasi al dunque, la sorpresa di oggi è il... Non spoilerare! Sciocchino, non si spoilera, giusto? Si spoilera oppure No, no, non si spoilera, no? No, però scherzavo. giusto, giusto, lo vedrete. Anzi, provate a indovinarlo quando usciranno poi tutti i video. Vabbè, poi ci sono due sorprese, una ve la Provate dico. a indovinarlo. Allora, sono state tre sorprese, due ve le dico che se no mi usci, che vi usci, vi esce dal cervello, vi esce il cervello dalla testa. Allora, una è passata una 464, l'altra è passato un ETR, se è un ETR, io mi chiamo Aria da Calabrone, no.
cioè, no, è passato una E401. No, adesso ve la dico che Flendi glielo possiamo dire perché tra un po' per me questi non lo indovineranno mai. Oh, Sì. senti. Poi se lo indovinate per bene, ve lo dico, scorrete di 10 secondi il video e poi lo andate subito a scrivere, ok? Ok? Tanto forse non è tanto difficile. Vi dico solo, non sono né caimani né piano ribassato. Niente di questo, è passato un minuetto, l'MD87. Cioè il minuetto diesel in livrea DPR l'87, che poi si intravedeva, poi è passato un altro ETR 350 in lontananza. E poi dopo ho stoppato il video perché non volevo renderlo orribile, quindi dopo 10 secondi l'ho ripreso. Poi abbiamo beccato io e Flendi, adesso abbiamo beccato da Ancona a Bologna l'Intercity con le due nuove vetture. Per la seconda volta, quelle con la carrozza ristorante e la carrozza 1 prima classe con le strisce nere, poi verso le con il treno di oggi, che era quello delle 16, quando l'ho beccato io, stava ritornando, infatti era sempre le stesse, però al contrario, quindi dovrei mettere nel titolo: beccato per la seconda volta, poi beccato per la terza volta. E ragazzi, lì è un bel posto. E veramente c'è un. Aspettate di rivedere Anzola. Anzola. Cioè, ve lo dico io, Anzola è il doppio. Cioè, quello che è passato, quello lì che vedete ad Anzola, lo vedi in 20 o 30 minuti. Noi l'abbiamo visto, cioè, io l'ho visto in 2 ore. Ad Anzola c'è sempre uno dietro. Per lo più suona anche rock. O passa sempre solo Sì, quello. ma magari Oh, lì rischi di beccare meno merci rispetto a quelli di oggi. no, lì sì, perché quelli che vengono verso Milano possono prendere lo svio che vanno giù per Venezia. Capito? Vanno giù per Trieste, poi dopo potrebbero anche andare in Quindi Croazia, però, cioè, posso dirlo, cioè io lo dico, cioè te mi hai detto, ma il sinceramente Mercitalia meglio Fast. Freccia Rossa del Merci. Beh, te proprio mi hai detto, ma il Mercitalia Fast non passa giù per Anzola. Eh no, perché quando viene giù Prato, viene giù da Prato, che non passa per Anzola, cioè lo svio è prima. Capito? E poi a Lavino, se vai a Lavino, quei treni che vanno, prendono lo svio per Venezia, non li vedi, perché tra Lavino e Anzola. Capito? Oddio, credo che non sia neanche ad Anzola, credo che sia o tra Anzola e Samoggia, o tra Samoggia e Castel Franco Emilia, o tra, lo dico, è tra Anzola di Emilia e Modena, è uno dei lì, non lo so. Cioè, comunque, ne sono passati, infatti ne sono andato, cioè non me ne volevo andare, ne stavo lì incollato, poi dovevo preparare una sorpresa, quindi me ne sono andato, appena me ne sono andato. Mi è passato un ETR 421 Rock. Cioè, ho detto, vabbè, me ne sono anche andato al giusto il tempo. Tanto non può fregare nessuno un rock. Il canale è bombardato di rock. Tra un po', E non ci sono neanche tutti, eh. ah, beh, giusto. Comunque, almeno altri 400 di rock devono beccarli. Tra un po', YouTube esplode dicendo, basta, se caricano tutti dello stesso tipo, basta, non puoi caricarli più altri. E poi praticamente no, ha sbagliato YouTube perché, cioè, tra un po' forse YouTube va, cioè mi dice, basta, ci sono troppi video. Forse stai caricando troppe volte lo stesso video. Ti diamo un consiglio, carica i nuovi. Cioè, no, invece sono sempre gli stessi, sono solo tantissimi rock, tanti. Ragazzi, la live termina qua. Grazie mille per essere. Ricordo di iscrivervi, siamo vicini alla soglia 300 video, 9 video e la soglia 300. 9 video, alla soglia dei 300 c'era anche uno speciale video. Guardate lo speciale 300 video. Esattamente. Ciao ragazzi, buone giornate a tutti. Dai, porterò altri più video sul San Vitale, sul bivio San Vitale, dove è tutto ciò. Ci andrà anche Flendi, tipo, certe volte lui ci accontenta. Quando io non posso perché devo preparare le sorprese, lui certe volte ci va anche al Bivio San Vitale.
E a Bologna San Vitale, quindi tutto a posto. Ciao ragazzi, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao raga. Ciao raga.